Tutti, grazie degli auguri. Allora, cerco di essere breve perché vorrei soprattutto aver accompagnato qua a Schio, farlo rientrare a Schio perché è scredense, Franco Romani, che ha cose molto più interessanti di me da dire. Due, tre cose comunque. La prima, non vale per voi, vale per tutti, quindi anche per me. Riprendo una frase che diceva mio padre Gigi all'inizio. Dobbiamo essere consapevoli che quando diciamo le cose che dovremo fare nei prossimi 10 anni, in realtà dentro di noi dobbiamo pensare che erano le cose che dovevamo fare 10 anni fa. Perché allora capiamo perché siamo in questa situazione. No, un paese in questa situazione. Il paese è in questa situazione perché almeno negli ultimi 10 anni non si sono fatte una serie di cose. Tutte queste che stiamo discutendo oggi erano esattamente le cose, attenzione, che altre parti di Europa, la Germania piuttosto che l'Olanda, piuttosto che l'Austria, piuttosto che la Francia e così via, hanno già fatto e probabilmente anche in maniera ottimale. Questo, ma in tanti altri campi. Prima riflessione. La seconda riflessione è questa: non chiedetemi i nomi precisi perché io ho sempre avuto un odio delle leggi, perché bisogna sempre citare la data, il numero e così via, robe da matti. Però ricordo che un anno fa, quando era in discussione nella defunta provincia, nella defunta, ecco, visto che sei qua, Luciano Gallo. Ecco, per esempio, la provincia, che non abbiamo ancora chiuso definitivamente, era una delle cose da fare 10 anni fa, no? Chiudere le province e aggregare i comuni, l'avessimo fatto 10 anni fa, caro Menegozzo, forse te bestemmiavi meno un anno e mezzo fa. Ma siccome 10 anni fa non è stato fatto questo, ti te bestemmi non solo un anno e mezzo fa, ma anche per i prossimi 10 anni. Non ho tranquillo. Beh, allora, guarda. Non ti hai ancora capito dove sei il trucco, perché l'anno prossimo te paghi dazio. Ma è così? No, vabbè. Allora, un anno fa, quando è stato, insomma, quando la provincia doveva redigere il proprio piano territoriale, come si chiama Gigi? PTCP. Ecco, figurati, mi soffermo al CCCP. Quella roba lì che vi già capito anche voi altri, lì c'è una previsione, non una decisione, una previsione. In provincia oggi ci sono, mi pare di ricordare, 70 milioni di metri cubi o quadri dedicati alle attività industriali. Nei prossimi 10 anni questi 70 milioni diventeranno 50 milioni. Il tema, credo che abbiamo già per le mani, è che rottamare capannoni dentro le città più facilmente che fuori delle città nelle zone industriali, ma anche per esempio la zona industriale di Vicenza, il 30% della zona industriale è in stato d'abbandono, non è utilizzata, lo era e non lo è più. Attenzione, il problema è che fra 10 anni non succede che invece che 20 milioni meno siano 50 milioni meno. E da questo punto di vista condivido il fatto che qui abbiamo una vocazione industriale, la dobbiamo non solo difendere ma sviluppare. Ma sviluppare. Però questo non è dato. Se 10 anni fa avessimo fatto certe cose, oggi saremmo in certe altre condizioni. E le cose che dovremo fare nei prossimi 10 anni sono semplicemente un rincorrere cose che gli altri stanno già facendo. Già facendo. Quindi, allora, ecco, bisogna partire, credo, da questa urgenza, da questa consapevolezza, perché tra l'altro è questo che ci mette veramente assieme, no? Che ci costringe a stare assieme, anche se magari siamo abituati a stare ognuno per i fatti propri, e che ci dà anche la consapevolezza anche delle sfide da affrontare. Vedo di finire e spiegando perché ho portato qua Franco Romani, che tra l'altro eravamo vicini di casa, come
con la sua splendida signora, li lasciamo perdere un po' di anni fa, insomma. Ci eravamo persi di vista e ci siamo trovati in un posto incantevole un mese fa. Allora, cosa succederà, anzi, cosa deve succedere nell'industria nei prossimi anni? Nei prossimi anni? Nei prossimi anni deve succedere che l'investimento fondamentale è quello in idee, in progetti, innovazioni, ma io dico in idee per distinguere da capannoni, macchine, semilavorati e così via. Allora, qui abbiamo un insediamento industriale straordinario, tra l'altro con presenze anche molto diversificate, perché c'è la meccanica, ma c'è anche una presenza importante del tessile, delle confezioni, completamente ripensato, ci sono altri settori e così via. E devo dire che ci sono livelli di innovazione, perché se no non saremmo qui, straordinariamente alti. In questo senso ci sono, allora, per un verso c'è un bisogno, ma ci sono anche le condizioni per poter fare il passo in avanti, perché se non ci sono le condizioni diventa velleitario parlare di un passo in avanti, perché te sprofondi se non che sei un solido basamento. Allora, con l'amministrazione comunale di Schio, col sindaco, con Giorgio Pizzolato e altri, già da tempo si sta riflettendo per esempio sul rapporto tra l'università, che sta a Vicenza, ingegneria meccatronica e gestionale, università che sta a Vicenza, ma lei stessa lo dice, moltissima parte della sua attività esterna lo fa con imprese dell'Alto Vicentino, lavora qua. E il pensiero era di andare avanti e di fare qualcosa che radicasse in questo territorio questa attività che già si fa. Poteva essere un punto di trasferimento tecnologico strutturato e così via. La curiosità, cioè, ecco, le cose che ho visto, ecco, attenzione, le cose che ho visto, le ho viste non a Milano, non a Berlino, non appunto nelle metropoli. Un mese fa sono stato a Roncade, che è un paesotto fuori da ogni grazia di Dio, a metà strada, cioè da nessuna parte, tra Venezia e Treviso, e tra l'altro per arrivare lì, dove che sono arrivato, ho dovuto uscire da Roncade, prendere a sinistra una stradina piccola, che non che passa due macchine, bisogna parcheggiare da una parte quando arriva un'altra macchina, lungo il Sile, in mezzo ai campi del sorgo del Trevisano, che sia più lunghi che larghi, quindi in un ambiente assolutamente intatto, che se il Sile è ancora pulito, che se è una stradina piccola, non che se le autostrade, che se i campi del sorgo, è lì che c'è un'altra cosa che non avevo mai visto, la spiegherà Franco. Ma per dire, ecco, cosa ormai, Elise, chiede l'ambiente. L'ambiente, cioè quella cosa è stata fatta lì, immagino, proprio perché c'è quell'ambiente lì. C'è quell'ambiente lì. Quindi il rispetto, la tutela, l'amore, voglio dire, anche per l'ambiente, è fondamentale. L'altra cosa che voglio dire, finisco, è questa, attenzione, è un'affermazione da discutere, da analizzare, però sicuramente una volta certe cose si potevano fare in un posto e non si potevano fare in un altro posto. Adesso per esempio Schio è nata anche perché qui c'era un corso d'acqua, no, la roggia, eccetera, eccetera. Ovviamente dove non c'era l'acqua non si potevano fare le industrie tessili. Poi le cose sono cambiate, diciamo che sicuramente il fatto di essere dentro grandi aggregazioni urbane, dove ci sono grandi università, dove ci sono grandi strutture, dove ci sono grandi, questo è ancora un vantaggio competitivo. Però in questo mondo dove internet, le nuvole, tutte quelle cose lì, insomma,
Ma anche questo è in discussione, anche questo è in discussione. Io ci capisco poco, quindi dico quello che capisco, che va preso con ampio beneficio di inventario. Però leggo per esempio che la ricerca ormai è un fatto di, dopo forse Franco lo spiegherà meglio di me se ho indovinato il tema, la ricerca è proprio in rete, i patrimoni di ricerca e così via sono messi in rete, viaggiano in rete, quindi non è più necessaria una sede. Adesso per esempio tutti dicono che la Silicon Valley è nata lì perché lì c'era un'università. Io, permettetemi un ricordo, io ci sono stato lì che la Silicon Valley non era ancora nata, perché ho avuto la fortuna che il mio, ostia, testimone delle prime nozze, che domani sono le seconde, no, lui è quello che ha inventato l'insulina sintetica, niente proprio di meno che l'insulina sintetica, Roberto Crea, con la Genentech, nel 1978, e l'ha inventata a San Francisco. Lui è stato prelevato e portato là, proprio prelevato perché era figlio di un ferroviere di Reggio Calabria, soldi non ne aveva, la testa però era buona, l'avevano intercettata e l'hanno portato là. Vi garantisco che San Francisco a quel tempo, almeno per quello che ho capito io parlando con Roberto e vivendoci anche lì 40 giorni, la prima cosa che ha portato lì quelle teste lì è che a quel tempo San Francisco era la più bella e soprattutto la più libera città del mondo. I figli dei fiori e tutte quelle storie che qualcuno ricorda ancora sono nati lì. La rivolta degli studenti americani è nata a Berkeley, che è lì. Cioè, quando uno voleva dire adesso vo fuori dal mondo, no, o anche a detesta, a quel tempo andava a San Francisco. Tutte le cose che ci sono, la NASA, le università e così via, sono venute, c'erano, sono state anche utili, ma soprattutto, tra l'altro, San Francisco a quel tempo, quando sono andato io, era una città veramente bellissima, bellissima, bellissima. Non è una città americana. No, non è New York, non è quella roba là. Io sono passato per Los Angeles, ma solo in macchina, per fortuna, roba da matti. Ecco. No, no, ma solo attraversata così, no, mai fermata a Los Angeles. A San Francisco, te potevi andare in giro per San Francisco a qualsiasi ora del giorno o della notte, la città era vivissima, vivacissima, si stava da Dio, e ripeto, non era una città americana. Ecco, quindi, per un verso appunto, le teste oggi girano, le informazioni necessarie credo siano disponibili dappertutto, va bene, l'importante però è offrire a quelle teste lì un bel posto, un bel posto. Questo è forse la cosa più difficile ancora da capire, da comunicare. E un bel posto non sempre è il casino di una città, un bel posto può essere anche questo. E bisogna però avere molta cura, questo lo dico soprattutto agli industriali, perché come me, vecchio sindacalista, un bel posto per noi era un bel capannone, delle macchine importanti di acciaio che costa tanto, no? E tutte quelle robe lì, questo era un bel posto per noi altri. Quando vedevi una bella fabbrica con dei bei pilastri, con delle belle macchine, con dei bei operai che erano bei coglioni e paroni, per gli altri il mondo era proprio perfetto. Sta roba qua. No, quindi c'è un dialogo, vedo qua dalla vecchia, quindi parliamo. Ecco, bisogna, parliamo per gli altri, bisogna pensare che un bel posto sia un'altra roba. Quella che ho visto a Roncade, che non avrei mai pensato di vedere, che adesso che passo la parola a Franco. Grazie.